Un saluto a tutti i nostri amici web ascoltatori di Liberi.tv e nello specifico di Spazio Certi Diritti. Questa sera in nostra compagnia, in mia compagnia, abbiamo l'avvocato Simona Lo Iacono. Simona, buonasera. Buonasera a voi, grazie per l'invito Ah, e un grazie a te, saluto a Simona. tutti i web ascoltatori. Grazie Simona. Simona è la coordinatrice del gruppo romano di Certi Diritti. Quindi questa sera parleremo ampiamente delle attività di Certi Diritti a Roma e soprattutto io vorrei iniziare con il chiedere a Simona di una manifestazione che si è svolta qualche giorno fa nella Gay Street a Roma, in zona Colosseo. Questa manifestazione è stata organizzata per ricordare Simone, il ragazzo gay suicidatosi perché è probabilmente vessato per il suo essere omosessuale. Insieme ai personaggi pubblici, Simona, ci sei stata anche tu che hai parlato anche alle telecamere di Liberi.tv di questo avvenimento davvero, davvero grave. Vogliamo parlarne anche adesso per capire un po' meglio la vicenda? Assolutamente sì, anzi ti ringrazio per la domanda, è stato un giorno molto toccante perché erano presenti non soltanto esponenti delle istituzioni pubbliche, come era giusto e doveroso che fosse, ma erano altresì presenti anche diversi genitori toccati da quell'evento scioccante. È stato un momento di raccoglimento e di riflessione per tutti, al di là degli esponenti della società civile, ma principalmente per la società civile stessa, che comunque si è interrogata su quelle che potevano essere appunto le motivazioni che hanno spinto un giovane 21enne, quindi proprio all'inizio di quella che è l'età adulta, a compiere un gesto così estremo, tra l'altro in un contesto sociale, quello romano, che comunque è caratterizzato da un'ampia presenza di quelle che sono le associazioni che si battono per l'affermazione dei diritti di eguaglianza nel campo appunto del mondo omosessuale e transessuale. Quindi il fatto che un giovane in un contesto sociale romano sia arrivato a quell'estremo gesto ha sicuramente portato tutti a una doverosa riflessione. L'appello che io nel mio piccolo ho lanciato in quell'occasione è stato appunto rivolto alle famiglie, i quali sono Sì. appunto dei piccoli laboratori in cui viene a svilupparsi quella che è la personalità del piccolo individuo che man mano cresce, rivolgendo un appello affinché non abbassino mai la guardia, a stare attenti a tutti quelli che possono essere i piccoli campanelli di allarme. L'adolescenza è un'età, come sappiamo tutti, critica, in cui si forma la personalità, si ha un confronto talora anche duro con i propri simili, non dimentichiamoci anche di quello che è l'ordinario fenomeno del bullismo, che appunto può essere un elemento catalizzatore di tanti malesseri interiori che poi il singolo individuo dovrà affrontare autonomamente. In questo senso la famiglia deve essere sempre presente e noi l'appello che abbiamo appunto lanciato è stato quello di rivolto direttamente ai genitori. L'abbiamo fatto anche attraverso l'associazione genitori omosessuali, degli omosessuali, la GEDO, affinché non abbassino mai la guardia. Il sostegno del genitore è fondamentale in qualsiasi fase dell'esistenza per qualsiasi tipo di problema. Ora, noi non sappiamo come siano andate le cose. Certo, abbiamo manifestato grande vicinanza alla famiglia di Simone, un momento di così estremo dolore che ci ha portato appunto a un raccoglimento intorno ai familiari di Simone. E devo dire, è stato un momento di dolore per tutti noi, anche per noi che non conoscevamo Simone, ma che abbiamo comunque sentito, percepito quello che può essere stato il suo dolore, il suo sentirsi molto probabilmente diverso dagli altri. Forse addirittura nella paura di non sentirsi compreso, perché fondamentalmente è un po' nella natura umana quella sensazione talora che si ha di avere dentro di sé dei dolori che si pensa non potranno mai essere compresi da nessuno, nello stesso modo in cui li si percepiscono in via diretta. Quindi è stato sicuramente un momento di raccoglimento e di riflessione, a cui è stato accompagnato un appello, è in discussione appunto. Questo disegno di legge sull'omofobia non è una grande cosa, perché mi permetto di citare addirittura, ad esempio, Paolo Borsellino, in che senso? In una lezione che fece in università disse:
in riferimento a quello che il era il contrasto al fenomeno mafioso, se non si va ad agire sul piano sociale e culturale, quindi ponendo un problema etico-morale, non basterebbe neanche un carabiniere per ogni persona a reprimere in quel caso il fenomeno mafioso, ma rapportiamolo mutatis mutandis a quello che è il fenomeno dell'omofobia. Bisogna sicuramente sollevare e mettere in evidenza quello che è un problema etico-culturale. Sarebbe molto più bello se la società civile non avesse bisogno di una legge del genere per affermare un semplice principio di educazione, di rispetto verso la diversità appunto vissuta come valore. Quindi l'appello, ovviamente ritornando al mondo reale, questo è un mondo utopico, ritornando al mondo reale sicuramente una legge contro l'omofobia per reprimere un fenomeno criminale in questo senso, appunto, che talora si traduce in vera e propria violenza fisica e non soltanto psicologica, è sicuramente un primo passo, una legge che pecca per tanti difetti che tutti già ben conosciamo, però è un primo passo, però deve essere necessariamente accompagnato da un intervento educativo nell'ambito innanzitutto delle scuole, quindi già dalle elementari spiegare ai bambini cos'è questa omosessualità, perché due persone dello stesso sesso possono essere libere di amarsi e di formare famiglia, fino ai vari gradi appunto della classe evolutiva, quindi intervenire nel senso educativo, ma anche nell'ambito delle istituzioni. Non a caso certi diritti a livello locale e nazionale si mostra anche attraverso una serie di iniziative volte ad educare chi è già grande, ma ad esempio opera in contesti istituzionali o addirittura nell'ambito dei sindacati, dove una certa formazione sul piano conoscitivo di queste realtà che possono riguardare tanto l'omosessualità quanto la transessualità, e al riguardo ne approfitto per ricordare che domenica 17 si appunto svolgerà una giornata in ricordo appunto delle vittime transessuali presso Piazza del Popolo qui a Roma, quindi un affrontare quello che è il tema della diversità in relazione al profilo dell'orientamento sessuale, che appunto può anche può riguardare tanto persone omosessuali quanto altre persone che magari nascono in un corpo che non sentono loro. Quindi questi sono stati i vari spunti di riflessione che sono emersi in quell'occasione. Era sicuramente una ricorrenza molto triste, eravamo lì a ricordare una persona di 21 anni che probabilmente in un contesto socioculturale diverso, come è stato riferito anche da alcuni politici esponenti di del centrodestra, hanno detto saremmo potuti essere qui, specifico del centrodestra, che ci sono anche le anime che non la pensano in egual modo rispetto a tanti altri, hanno detto appunto saremmo potuti essere qui in un altro contesto sociale, ad esempio celebrare un matrimonio tra due ragazzi, anziché a ricordare il suicidio di un ragazzo. Quindi diciamo questa sensibilità al tema del rispetto degli omosessuali tocca tutti in via trasversale, dal centro-sinistra al centro-destra. Poi voglio dire, è una battaglia che non deve avere sicuramente colore ideologico né bandiera politica, e noi infatti come associazione ci poniamo in maniera neutra, semplicemente portando avanti quella che è una questione di affermazione di un'eguaglianza sostanziale dell'individuo rispetto al proprio orientamento sessuale, quello che poi dice l'articolo 3 della Costituzione. Certo. Basterebbe fare riferimento a quello, punto e basta, al di là di quello che dicono i soliti omofobi che fanno quelle chiacchierate da bar, che ci danno sempre quell'articolo 29 della Costituzione, dimenticando che l'articolo 3 viene prima del 29. Assolutamente. Simona, senti, ti interrompo perché visto che hai tirato in ballo, diciamo, varie tematiche, parlavi appunto di famiglia, parlavi di vita di coppia, a questo punto parlando di matrimonio, siccome tra le battaglie dell'Associazione Radicale Certi Diritti, ma tra le battaglie di molte associazioni LGBT c'è proprio il matrimonio egualitario, ovvero il matrimonio civile egualitario. Vogliamo parlare di com'è in questo momento la battaglia sul matrimonio egualitario e soprattutto di una grande vittoria, che è quella del registro degli unioni civili a Roma? Assolutamente sì, una vittoria che diciamo stiamo per portare a termine finalmente. Certi diritti, assieme al gruppo di Radicali Roma, già l'anno scorso ha raccolto più di 8.000 firme per una delibera di iniziativa popolare, e ancora ricordo il sudore su quei banchetti, giorni e giorni a raccogliere firme, anche se con l'entusiasmo della gente che veniva autonomamente
leggendo semplicemente il volantino recante l'iniziativa, appunto, istituzione del registro delle coppie di fatto, pensa che la campagna era intitolata Teniamo Famiglia, proprio voler sottolineare quello che poi è un principio basilare, due persone che vivono insieme un rapporto affettivo, talora anche accompagnato dalla presenza di bambini, perché appunto le coppie conviventi a Roma dello stesso sesso che hanno bambini si calcolano essere più di 10.000, quindi insomma stiamo parlando di un popolo di più di 20.000 persone solo a Roma, figuriamoci a voler sommare anche la presenza di tante altre coppie nel resto d'Italia, province comprese, perché questo non è un fenomeno soltanto urbano, ma dobbiamo dire e ammettere che riguarda anche la provincia, sia dal nord Italia a sud Italia, insomma, certo può cambiare quello che è l'approccio magari sotto il profilo della mentalità, anche se come associazione, credo anche tu, come associazione locale, sicuramente si riscontra un approccio forse di maggior chiusura nei contesti provinciali. Comunque, ritornando al contesto romano, si tratta di un punto in corso d'opera, ma comunque in fase di realizzazione. Non è stato facile l'anno scorso, viste le diverse condizioni politiche in cui versava Roma. Quest'anno invece il clima è sicuramente stato molto più sereno, e questo ne abbiamo avuto riscontro anche nelle riunioni che stiamo portando avanti come Certi Diritti Roma insieme ai compagni di Radicali Roma. Un clima molto più disteso, anche perché vi è il sostegno di varie anime che in questo momento supportano il sindaco Marino, ma anche altre anime esterne, tra cui il Movimento 5 Stelle. Insomma, è una tematica che in via trasversale tocca varie sensibilità politiche. Cosa aspiriamo sotto il profilo etico e giuridico a realizzare attraverso questo registro delle unioni civili? Punto primo, è una battaglia di eguaglianza che sotto il profilo simbolico va a introdurre una sensibilità nuova di quello che è il contesto sociale rispetto al riconoscimento di una realtà affettiva che può riguardare tanto il vicino di casa quanto il parente, una realtà affettiva appunto tra due persone dello stesso sesso, due persone eterosessuali che decidono autonomamente di non contrarre matrimonio e decidono appunto di adottare uno strumento più snello per regolamentare alcuni aspetti della loro vita in comune. Ora, diciamo, a livello comunale il registro delle unioni civili va a toccare soltanto alcuni aspetti amministrativi. Faccio un esempio: le riduzioni, ad esempio, sul costo del biglietto che riguarda il trasporto pubblico, oppure l'inserimento in graduatoria per quanto riguarda le case popolari e via dicendo, gli asili nido. Sono tutta una serie di servizi che possono riguardare la vita di coppia e che deve comunque essere giuridicamente riconosciuta come tale, e che trova nello strumento del registro delle unioni civili una prima realizzazione. Ora, c'è anche chi contesta e dice, insomma, i soliti omofobi da bar che tutti conosciamo, dice, ma questo registro delle unioni civili va a minare le risorse che potrebbero essere destinate alla famiglia tradizionale, quella che contrae matrimonio. Beh, la famiglia tradizionale che contrae matrimonio, in effetti, sì, avrà le sue esigenze, ma questo sotto il profilo dei diritti umani non può certamente levare rispetto e riconoscimento e tutela anche alle altre formazioni sociali che comunque sono sempre legate dallo stesso vincolo affettivo. Quindi, diciamo, si cerca di attribuire non soltanto diritti, ma anche evidentemente riconoscere nella coppia quelli che sono poi una serie di doveri che tra la coppia stessa poi vengono a instaurarsi, anche rispetto a eventuali figli. Questo è un primo passo. Oggi sentivo un giurista che parlava appunto di questa diversità tra unione civile, registrata appunto in un registro ad hoc, e quello che invece è il matrimonio civile, dicendo, beh, in effetti nella sensibilità sociale sembra quasi che il matrimonio, pur non essendo classificabile come un semplice contratto civile, in realtà abbia iniziato ad assumere questa sembianza nella
mentalità della gente, perché oramai con il divorzio si ha la possibilità di poter iniziare un rapporto matrimoniale e poi eventualmente concluderlo, al pari appunto di quello che può accadere con un normalissimo contratto che vada a disciplinare una convivenza, una vera e propria unione di fatto. Oramai il concetto di unione di fatto credo sopravviva soltanto in Italia. Se andasse in Francia, questa è una questione giuridica oramai superata dagli anni 90, sono arrivati al matrimonio, potremmo toccare tutti gli altri stati dell'Unione Europea, noi siamo credo indietro di almeno 20 anni rispetto alle evoluzioni giuridiche sotto il profilo del diritto di famiglia, che invece ha già dato dei frutti in tutti gli santi paesi europei. Ricordiamoci che soltanto Italia, Grecia e Austria ormai sono quelli rimasti indietro sotto il profilo del riconoscimento del matrimonio egualitario, quindi vorrei ricordare ai soliti omofobi da bar che insomma qualche domanda se ancora si attribuiscono il ruolo dei cittadini europei dovrebbero porsela in questo senso. Diciamo, a Roma sicuramente andrebbe a dare un segnale. Roma è anche la città, non dimentichiamoci, dove oltre Tevere esiste la realtà della città del Vaticano, quindi sicuramente una sensibilità, quella religiosa, di pieno rispetto, certi diritti da sempre rispetta quella che è la sensibilità religiosa di tutti, però quando si tratta di diritti quello è un discorso diverso. I diritti umani hanno valore universale, come tali devono essere anche in grado di, devono essere tutelati dalle istituzioni oltre quelle che sono le sensibilità religiose, almeno questa è la posizione del nostro gruppo Certi Diritti Roma e credo ricalchi anche quella che insomma è la posizione di Certi Diritti a livello nazionale. Simona, senti, visto che parlavi prima di addirittura 10.000 o 20.000 il dato dei bambini che vivono con persone omosessuali o comunque concernenti da matrimoni precedenti, anche perché mi pare che in Italia sono più di 100.000 le coppie, i bambini sì, affidati o comunque che vivono in condizione con genitori omosessuali o comunque con uno dei partner omosessuali. Quest'oggi c'è stata la notizia che a Bologna una coppia è riuscita ad avere in affidamento temporaneo una bambina di 3 anni. Ancora oggi le notizie diciamo sono vaghe, si parla appunto di questo affidamento temporaneo. Tu cosa ne pensi? Questo può essere un primo passo per una futura legalizzazione delle adozioni anche a persone dello stesso sesso? Non so, dimmi la tua un po' su questa situazione. Beh, sicuramente la tua domanda, mi auguro che sia un buon auspicio per il futuro, perché ce l'auguriamo un po' tutti, anche in considerazione di quella che è l'esperienza degli altri paesi. Noi ancora stiamo qui a domandarci se e in che termini sia giusto che un bambino cresca nell'ambito di una coppia omosessuale. Il problema oramai è già superato in altri paesi, ad esempio basterebbe andare, non so, in Spagna, dove i bambini in questione hanno ormai già 12-13 anni, sono già adolescenti, insomma, per comprendere quella che è poi la realtà di fatto, e basterebbe semplicemente fotografare quelli che sono i dati che riguardano lo sviluppo e la formazione dei bambini in quei contesti e trarre le conclusioni del caso. Ora, il caso italiano sicuramente, considerato il nostro contesto socioculturale, perché poi ogni fatto va rapportato al contesto sociale di riferimento, è sicuramente un dato che innanzitutto deve far riflettere, ma un dato innovativo sotto il profilo della giurisprudenza relativa al diritto di famiglia. Ora, sì, l'affidamento è cosa ben diversa dall'adozione. L'affidamento è uno strumento giuridico attraverso cui si va a tutelare quella che è la persona di un, in questo caso di un bambino di 3 anni che versa in una situazione complessa, difficile, disagiata della famiglia di origine, che per tale motivo viene ad essere affidata temporaneamente, quindi c'è un limite temporale ben definito. Ora, in relazione al caso di cui parlavi tu, non sappiamo bene se il bambino in questione è stato affidato a uno solo dei genitori o a entrambi, in quanto riconosciuti come coppia di fatto. Sappiamo di certo che a Bologna esiste un registro che riconosce le unioni civili già da diversi anni, già prima che lo istituissero Milano e Torino. Quindi questo, diciamo, sicuramente un aspetto che dovrebbe essere indagato maggiormente. Fatto sta che anche laddove
il bambino in questione fosse stato affidato solo ad uno dei due genitori, questo sarebbe sicuramente un dato innovativo, laddove la giurisprudenza va a oltrepassare quella che è quello che è il sistema giuridico di base, quello che poi fa la politica attraverso il Parlamento. Quindi un dato innovativo che apre, fa breccia in questo senso nella giurisprudenza, crea un precedente. E questo ha riempito tutti noi attivisti, tutte le associazioni, noi di certi diritti, ma anche di tutte le altre associazioni, di entusiasmo che finalmente ci si sente riconosciuti e legittimati a essere figure di riferimento nell'eventuale crescita, seppure a titolo temporaneo, di un minore. Sicuramente una gratificazione, io l'ho vista come gratificazione. Di quella che è la identità di due soggetti che vivono insieme come coppia, al di là che appunto siano, al di là che l'affidamento sia stato effettuato soltanto nei confronti di uno di essi o di entrambi i partner nell'ambito di una coppia. Tra l'altro, ho da poco letto su un'altra testata giornalistica nazionale di un caso simile Sì. realizzatosi a Parma, in questo caso, dove appunto l'affidamento a un'altra coppia gay avverrà a partire dai prossimi mesi, se non erro da febbraio, quindi sicuramente una breccia che sta facendo proseliti tra gli altri tribunali in Italia. Speriamo che in questo senso questo precedente acquisti carattere virale, in modo tale da far riflettere tutte le regioni d'Italia e tutte le realtà giurisdizionali italiane in questo senso. Anche perché ci sono delle realtà come quella di Famiglia Arcobaleno, Esatto. c'è Giuseppina Ladelfa che ha fatto tantissimi comizi per spiegare che questi bambini crescono nella più totale normalità in quanto ricevono il primo fondamento della famiglia che è l'amore. Cioè, bisognerebbe spiegare a chi, magari, come dicevi tu prima, questi omofobi da bar che, indipendentemente se è una famiglia, appunto formata da due uomini e due donne, da un uomo e una donna, comunque sia, già il fatto stesso che sia una famiglia lo è perché all'interno di queste due persone che decidono di formarla c'è amore. L'unica cosa che viene richiesta, io credo, dal movimento LGBT in generale è un riconoscimento legale, giuridico, per parificare dinanzi alla legge dei diritti che purtroppo vengono negati. Tu parlavi dell'articolo 3 della Costituzione prima, essendo tu avvocato, poi sei la persona più titolata, secondo me, anche a spiegarci quelle che sono le lacune giuridiche in materia, ad esempio, non lo so, di successione, perché una coppia di fatto purtroppo non può accedere a determinati istituti, giusto? Assolutamente sì, su questo anzi inviterei chi ci ascolta a leggere una delle pubblicazioni realizzate dalla nostra associazione, suggerisco appunto il libro Certi diritti che le coppie non sanno di avere, che appunto reca un quadro sintetico ma molto dettagliato per quanto riguarda le varie casistiche possibili, per ciò che riguarda appunto quella che è la regolamentazione di una vita tra due persone che decidono appunto di convivere, che di fatto incontra molti limiti, a partire dalla materia delle successioni, dove appunto l'abbiamo visto in vari casi anche di personaggi famosi recenti, dove appunto dopo 20 anni di vita insieme, per quanto la persona, volendo tutelare il tutelabile, decida di lasciare qualcosa al proprio compagno, alla propria compagna, con cui magari ha diviso 20-30 anni della propria esistenza, tuttavia si trova nel limite, in quelli che sono i limiti definiti dal codice civile che riguardano la possibilità di poter lasciare soltanto una parte, lo dico veramente in termini molto più semplici, anche perché non tutti siamo giuristi rispetto a chi ci ascolta, quindi cerco di utilizzare il linguaggio più semplice possibile, anche rispetto, appunto, dicevo, a quello che è una modesta parte del patrimonio. Questo perché il nostro codice civile, proprio da tradizione romanistica, dove appunto c'era questo senso della famiglia da tutelare anche sotto il profilo patrimoniale, o meglio, si è sempre cercato di tutelare l'integrità patrimoniale, quindi si è sempre riconosciuta la possibilità di lasciare una piccola parte del patrimonio a un esterno. E in questo caso la persona che convive, non essendo riconosciuta come parte integrante della famiglia, viene trattata da esterno, anche in questo senso, dal nostro codice civile. Quindi questo è un primo dato di discrimine.
se vogliamo andare avanti, possiamo toccare il tema dell'assistenza sanitaria. Su questo sono stati girati fior di film drammatici anche in altri contesti, anche in altri contesti giuridici. Mi riferisco in particolar modo a quello al contesto americano, dove tuttavia queste campagne di sensibilizzazione portate avanti anche attraverso il cinema hanno poi portato a raggiungere dei risultati sicuramente diversi dai nostri. Mi riferisco appunto all'introduzione del matrimonio egualitario negli Stati Uniti. Giorno dopo giorno questa istituzione del matrimonio egualitario negli Stati Uniti, come stiamo vedendo, sta diventando oramai un fenomeno virale. Ogni giorno accendiamo internet e leggiamo che l'organo istituzionale di un certo stato ha deliberato in senso favorevole, eccetera. Altri aspetti che riguardano la vita di coppia, sicuramente su questo ci potrebbero insegnare qualcosa le associazioni che raggruppano i genitori, ovvero le associazioni che toccano le famiglie arcobaleno, dove purtroppo il minore talora si trova ad essere riconosciuto solo come figlio di uno dei componenti della coppia, mentre l'altro partner è un perfetto estraneo, ma sotto tutti i profili, che vanno tanto dai diritti quanto appunto ai doveri che il genitore in quanto tale è chiamato ad avere nei confronti del minore. Non a caso la cornice che viene descritta dal codice civile per il matrimonio è un vero e proprio quadro molto articolato, fatto di diritti e di doveri morali, anche molto spesso e non solo economici, che vanno appunto sussistere tra i coniugi, ma che di fatto in una coppia di fatto sussistono già di fatto. Ecco, chiedo scusa per il gioco di parole. Simona, senti, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato. Ti sembrerà strano, ma sono già passati i 30 minuti. perché vedi, quando un argomento è interessante e tu sei stata molto esaustiva nelle tue spiegazioni, veramente il tempo vola. Però io vorrei concludere, visto che abbiamo iniziato con Simone, parlando di Simone, chiedendoti, a te che fai parte di un'associazione che è, dicevamo, Certi Diritti Roma, quale consiglio daresti invece a un ragazzo o una ragazza che si sentono soli e pensano che l'essere omosessuale sia un problema? Questa è una bellissima domanda, io ti ringrazio per la posta. Io credo che bisogna automatico quella che è una risposta: non si è da soli. Non si è da soli perché tante altre persone vivono le nostre stesse problematiche, quindi non siete soli. Se non riuscite a parlarne con i vostri genitori, venite da noi associazioni, siamo tante a Roma. Non voglio fare tanto pubblicità alla mia, ma venite da noi, troverete sicuramente qualcuno che vi ascolta, che potrà darvi qualche consiglio, che non vi farà sentire soli. E in questo senso, ecco, dalla solidarietà forse possiamo trarre quella che è una prima soluzione rispetto a quelle che sono poi le lacune del sistema, laddove le scuole non agiscono in questo senso. Anzi, io l'invito che lancio appunto a continuare a lavorare in questo senso, facendoci conoscere, facendo campagne di sensibilizzazione proprio all'interno delle scuole, con progetti mirati che riguardano l'approfondimento di quella che è la tematica delle diversità in relazione all'orientamento sessuale. Poi ovviamente sarà il minore a farsi una propria idea, ma in maniera del tutto autonoma e tranquilla. Simona, prima di salutarci, ci vuoi dare dei riferimenti, chi volesse appunto venire a partecipare alle attività del Gruppo Romano di Certi Diritti? Esiste un luogo fisico dove, sì, non lo so, riunirsi, una pagina Facebook, un sito internet, non so, ci vuoi dare tu i riferimenti? Certo, allora, per chi è appunto iscritto su Facebook troverà la nostra pagina, che è appunto Certi Diritti Roma, dove potrà appunto trovare tutti i contatti. La nostra sede è fisicamente allocata in via di Torre Argentina numero 76, quindi siamo proprio nel centro di Roma. Ovviamente l'elenco, il calendario degli eventi sarà appunto pubblicizzato sulla nostra pagina Facebook, proprio perché chi appunto accede alla pagina avrà la possibilità di tenersi costantemente aggiornato. Questo è un invito che lanciamo, anzi ti ringrazio per lo spazio che ci hai consentito di colmare in questo senso.
Assolutamente, anzi, io spero che in futuro ci siano delle buone notizie da dare anche sul panorama romano, quindi Simona, tu sei invitata quando vuoi su Libri TV, su Spazio Certi Diritti, sono contento, anzi, se magari ci darei qualche bella notizia, chissà, di qualche iniziativa molto partecipata. Quindi a questo punto io ringrazio l'avvocato Simona Loiacono, coordinatrice del gruppo romano di Certi Diritti, per il tempo che ci hai dedicato, Simona, e cedo la linea a Donato Volpicella della regia per il proseguo delle trasmissioni. Grazie ancora, Simona. Grazie a voi, buonasera.